Chi è? Sono un viandante. Ma va! Io sono Renato Collo d'Oro. Pensa che sono andato anch'io a Roma a piedi. E ho scritto pure un libro perché mi intrigava la faccenda. E il libro è questo. Vado a Roma a piedi. E poi qualcuno mi ha detto... Ma tu sei matto, se pioveva? Pazienza. Difatti ha piovuto e ha piovuto tanto. E mi sono anche bagnato fradicio dalla testa ai piedi tutti i giorni. Però l'ho fatto e l'ho raccontato. E se adesso vuoi leggerlo, ti spiego alcune cose. Non pensare a chissà che cosa di avventuroso. Ho fatto solo da Siena a Roma. Rispetto ai libri che ci sono sull'argomento, questa risulta una passeggiatina ai giardini sotto casa. Però quando sei in cammino, vedi tante cose, incontri tante persone, ti succedono tante cose e hai tanti pensieri. Io ho voluto metterli un po' in ordine e raccontarli in questo libro. Vuoi sapere perché e per chi l'ho scritto, vero? Ora te lo dico. Perché? Non lo so. Avevo cominciato a scrivere un altro libro e dopo 20 pagine mi sono accorto che stavo raccontando di questo cammino. Evidentemente era destino che dovessi raccontarlo. E per chi? Per chi dopo averlo letto gli viene da dire: beh, se l'hai fatto tu lo posso fare anch'io. Per chi non può farlo, ma ha piacere di farsi portare a spasso da me senza il peso dello zaino e il dolore delle vesciche, che sono tutte a carico mio. Ciao! Per chi ha fatto un'esperienza simile e leggendo può ritornare sui suoi passi e ritrovare la voglia di ripartire. Per ricordare tutti quelli che ho incontrato durante il cammino. Come questi due che erano dietro di me. Per chi vuol sapere cosa ci facciamo con i soldi ricavati dalla vendita del libro, questo, dei pozzi d'acqua in Etiopia, come abbiamo fatto già con altri libri che ho scritto, pubblicato e venduto. Come dice questo cartello tenuto dalla bambina, l'acqua è vita. Nell'ultima inaugurazione che abbiamo fatto ci siamo anche impegnati a realizzare una piccola scuola in un villaggio sperduto sull'Alto Piano. E quindi speriamo che con le vendite del libro, che di sicuro saranno infinite, e l'impegno di tutti, speriamo di contribuire presto a realizzare anche questo progetto. Insomma, per chi ha piacere di camminare insieme. Come ha fatto Gabriele, il mio amico Gabriele, che cammina per amore e per professione, e mi ha fatto una bella prefazione, che fa pure rima. Gabriele, fai la faccia da prefattore. Da prefattore. Come Roberto, in arte Robin Hood, che ha deciso di camminare con noi, contribuendo con queste bellissime vignette che hanno arricchito il libro di quella sottile ironia che gli appartiene e che senz'altro renderà tutto il libro ancora più godibile. Quando gli ho proposto di contribuire in questo modo, accettato subito con entusiasmo, anche perché era appena tornato dal cammino di San Francesco. I camminatori in qualche modo da qualche parte si incrociano sempre. A questo punto non mi rimane altro da dirti che compralo! Però ti devo dire come fare e dove. Puoi comprarlo su Amazon, se ci clicchi sopra vai a finire direttamente sul sito, oppure cercami e ti dico come fare. Mi puoi trovare su Facebook, al mio indirizzo di posta elettronica, oppure mi telefoni e io ti risponderò con molto piacere e così avremo modo anche di salutarci. Ora però ti devo lasciare, perché quando uno comincia a camminare capisce che è finito un cammino, ce n'è un altro che l'aspetta e quindi io vado. Ma ricordati però, come questa bella vignetta di Robin Hood ci racconta, che il cammino più importante è quello che facciamo tutti i giorni nella nostra vita.